Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù sia con tutti voi. Questa domenica si parlerà nel Vangelo di amore e poi avremo questo nostro ricordo dei morti da domani. Noi sappiamo che soltanto l'amore è più forte della morte e allora è anche bello prepararci parlando d'amore per arrivare poi a ricordare i nostri morti. E Gesù ci chiede oggi di amare in un modo vero. Qual è il modo vero di amare? Si può amare un po' alla buona con un pezzetto solo di noi, o ami intellettualmente con la mente le persone, o ami fisicamente la persona, o ami spiritualmente. No, lui ci dice che il vero amore è amare con tutto, tutto, mente, corpo, anima. E guardate, è molto raro riuscire ad amare così. Cercare di amare e di avere slanci di tenerezza verso chi soffre. Amare è essere sentinelle dei germogli di vita che ci sono intorno a noi. Amare vuol dire essere figli del vento che spargono semi da tutte le parti. Amare è diventare pane come Gesù che dà forza alla nostra vita. Un giorno Roberto Benigni ha detto una cosa del genere: noi non possiamo scegliere troppo della nostra vita, ma abbiamo un grande potere. Anche se non possiamo scegliere il nostro destino, abbiamo il potere di dare un senso alla nostra vita o un senso alla nostra morte. Te puoi morire in un modo o puoi morire in un altro. Dipende molto da te come ci vai verso quella morte. Io dico che si muore tutti, ricchi, poveri, chi crede in Dio, chi non crede in Dio. Ma dipende anche che tipo di terra si torna, se terra disperata o terra innamorata. Se prima di morire, come ho visto tante persone, hanno ancora voglia di vivere, ancora voglia di sognare, ancora voglia di amare, lasciamo un po' di silenzio per chiedere a Dio di amare in un modo più vero, con tutto di noi, e non solo con un pezzo di noi. L'odore del più semplice fiore dice che la terra vuole davvero quello che lo spirito sogna.
se ci togliessimo più spesso le scarpe, se più lenti fossero i nostri passi, se meno e più mature fossero le nostre parole, vedremo rinascere i piccoli germogli di vita. Se avessimo portato l'olio con noi in piccoli vasi, se avessimo tenuto umile la mente, il corpo, l'anima, avremmo ancora scorte per il cammino. Se avessimo capito che una canzone interrotta dall'emozione o un pennello sospeso nell'aria non sono errori, ma sono inchini alla sorgente della vita. Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto. Ascolta, o Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Parola di Dio. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questo.
Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è unico, non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Amerai con tutto. Per tre volte Gesù ripete questa parola. Tre volte, come a dire quasi infinite, quasi un compimento, con tutto. Io credo che tutta qui la differenza dell'amore, amare dei pezzetti di noi, con una parte di noi, o amare da innamorati davvero. Amerai da innamorato. A me mi garba i ragazzi innamorati da impazzire, perché sembrano dei rimbambiti, avete visto quando sono innamorati, la testa fra le nuvole, battono il capo negli spigoli, in qua e là. Perché? Uno può dire sono esauriti, no, sono semplicemente innamorati. Perché quando uno è innamorato, davvero, tutta la testa, tutto il corpo, tutta l'anima su quel ragazzino lì, su quella ragazzina lì. Quanto sarebbe bello tornare innamorati. Ma anche se siamo un po' vecchini, innamorarci ancora una volta. A me mi garberebbe da morire che ognuno di voi pensasse che è possibile innamorarci ancora una volta, non tanto di un altro uomo, di un'altra donna, di chissà cosa, ma ancora una volta della vita. Ancora una volta di quello che fai, ancora una volta di quel tuo fragile amore. E allora tutto si gioca sul tutto, perché l'amore chiede molto, perché l'amore è qualcosa di importante. Quando si dice che l'amore è forte come la morte, come a dire che l'amore è infuocato, l'amore. Platone dice che l'amore è una divina follia, è una pazzia divina. Bella questa cosa che dice. L'amore è la pazzia di Dio. Pensa che è possibile l'amore. Ha sognato l'amore, ha creato il mondo per amore. Però poi ci viene detto, come nel Vangelo, in altri brani, di amare il prossimo, di amare le persone. Addirittura la cosa più folle che ci chiede Gesù: amate il vostro nemico. Voi sentite che umanamente è quasi impossibile amare un nemico. Già si fa fatica ad amare quelli a cui si vuole un po' di bene, ma amare un nemico, non me lo chiedere, è troppo, è impossibile. E allora io mi chiedo: ma perché Gesù ci ha chiesto una cosa folle, pazza così? Perché io credo che ognuno di noi, anche se non ce la farà, però gli viene da pensare: ma se prima di morire io perdonassi mio padre, mia madre, chi mi ha fatto male, ma come starei meglio? Come starei meglio? Poi lo so che è dura, lo so che è faticoso, però è come se Gesù ti lancia in alto un valore importante. Perché se vuoi capire che uomo sei e che donna sei prima di morire, devi puntare a qualcosa di più alto di te. E amare è più alto di noi. È dura farcela, però almeno punto in alto e vedrò che uomo sono e che donna sono. Amare il prossimo, che a volte vuol dire quello accanto a te,
ma vuol dire anche tutto quello che c'è intorno a te. Perché vedete, il contrario dell'amore non è l'odio. Il contrario dell'amore è l'indifferenza. Io penso dovessi dire: cosa c'è di peggio? Meglio uno che mi odia. Se mi odia vuol dire che almeno mi vede. Ma il peggio di tutti è l'indifferenza, né caldo né freddo, in cui non ti vede per niente, non ti guarda nemmeno. E a volte ci sono persone intorno a noi che magari non ti odiano, sembrano tutte bravine, ma sono diventate freddi, indifferenti, non ti guardano nemmeno più negli occhi. Perché l'indifferenza ti porta a far sì che l'altro non esiste, non lo vedi, non lo senti. E allora viene chiesto oggi nel Vangelo: che cosa devo fare, Signore, per essere vivo? Devo amare, devo amare. Vorrei che ci ricordassimo che l'amore è molto concreto. L'amore non è astratto. Non si può nemmeno parlare d'amore, sarebbe bello non parlarne nemmeno d'amore, perché l'amore è concreto, perché si ama un volto, si amano degli occhi, si ama un corpo. L'amore è concreto. Io non mi sono innamorato dell'idea di Gesù, mi sono innamorato di come camminava, di come piangeva, di come lavava i piedi agli amici, di come toccava la bara di un bambino morto. Ma anche voi non vi siete innamorati dell'idea del tuo uomo, della tua donna? Vi siete innamorati di come cammina, di come ti guarda, di come sorride, di come si addormenta? L'amore è concreto, ma soprattutto l'amore è importante perché fa da confine alla nostra pazzia. Se non ci fosse l'amore, saremmo tutti pazzi. Perché? Perché a noi non ci basta mai nulla. Non ci basta mai nulla. Vogliamo sempre di più. Noi che cerchiamo sempre di riempire i vuoti. Avete visto come è fatto il DNA? Il DNA è un elicoide che gira su di sé all'infinito. È un po' come siamo fatti noi, siamo sempre lì a cercare di riempire un vuoto che non riempirai mai. E allora cosa fa l'amore? Ti mette i piedi per terra, ti fa amare una persona, ti fa amare una casa, ti fa amare un luogo, ti dice: ma dove vai? Dove vai? Fermati, non riempire sempre un vuoto. Se non ci fosse l'amore si sarebbe dei pazzi che girano, battono la testa da tutte le parti e non si fermano mai. E allora cos'è la cosa più bella per me dell'amore? Lo direi in due parole. Primo, esserci. Io amo molto la fedeltà. La parola fedeltà in ebraico non vuol dire tanto non tradire fisicamente il tuo uomo o la tua donna, ma è hemet, che vuol dire io non scapperò. Arriva una crisi, ti prometto che non scappo. Arriva il momento in cui non ci capirò più nulla e io rimango lì. Per me esserci è la cosa più bella dell'amore. Anche verso i nostri figli, la cosa che amano di più è la tua vera presenza. È quando ci sei davvero, con tutta la testa, il corpo e l'anima. E l'ultima cosa che potrei dire dell'amore è che la cosa più bella che puoi offrire a chi ami è la tua intimità, l'intimità, quella vicinanza senza parole, penetrante, che è l'intimità con le persone. Temporali e fulmini invincibili, risponderà.
diranno gli altri che le radici sono qui e i loro rami danzano all'unisono verso un cielo blu. Se d'autunno le foglie cadono e d'inverno i germogli gelano come sempre la primavera arriverà. Se il dolore ti sembra inutile e non riesci a fermare le lacrime, già domani un bacio di sole ti assurderà. Lo chiederò alle allodole come restare umile se la ricchezza è vivere con due briciole, forse poco più. Rispondono le allodole, noi siamo nate libere, cantando in pace ed armonia questa melodia, per gioire di questo incanto senza desiderare tanto, solo quello che abbiamo ci basterà. Ed accorgersi un momento di essere parte dell'immenso, più disegno contro più grande della realtà. Benediciamo la vita nostra e degli altri, perché la vita è una benedizione anche se provvisoria, anche se domani non ci saremo più, la vita è una benedizione. Benediciamo, perché benedire è accendere la speranza e la speranza muove la storia. Benediciamo, come fa Gesù, dalla nostra fragilità. Non abbiamo altra speranza che la follia del suo amore, che ci chiede di credere, che ci aspetta la gioia e che i nostri cari risorgeranno e li rivedremo. C'è una bellissima frase di Thomas Merton che dice: il tempo galoppa, la vita ti sfugge fra le mani, ma può sfuggire come sabbia oppure come semente. Che la vita scorra non c'è dubbio, a volte ti scorre fra le mani, ma può scorrere come sabbia o come un seme in cui puoi far rigenerare tanta vita. E allora possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare la vita, amare Dio e amare le persone accanto a voi con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Dio ci benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Andiamo.